Guardate chi c'è fuori dal box. Mesh! Mesh, la timida, terrorizzata Mesh che non voleva mai uscire dal box. In questi giorni le abbiamo fatto accettare la pettorina perché non era giusto che lei stesse lì ad impazzire. Aveva diritto di sgambare. E così, pur sempre con la paura addosso, pur sempre a disagio, ecco, fa la pipì. Anche Mesh può godersi un po' di libertà, anziché vivere come ha fatto per mesi nel box, sempre solo nel box. Eccola qui. Questo è un grandissimo progresso che ha fatto la cagnolina, perché se vedevate all'inizio si arrampicava alla griglia del box. Madonna, Chicca quanto è dolce! Chicca va da Mesh. Ecco come si sottomette. Trattala bene la cucciola. Trattala bene. Lei è Chicca, è stata adottata. Che amore. Eccola. Sì. Ecco, Mesh si è fermata. Amore, vieni, vieni. Piccola. Dai, fai due passi. Brava. Brava. Vieni, Mesh, vieni. Andiamo? Brava. Bravissima. Brava, Mesh. Ecco. Quello è il suo box aperto. Ma lei non ci entra come faceva prima. Bene. Vi rendete conto? Questa cagnolina che vi avevo detto necessitava di veterinario comportamentalista, non che adesso non ne abbia più bisogno, però guardate come progredisce. Non sopportava minimamente di stare legata ad una pettorina o a un collare. Invece adesso cammina, anche se diciamo che faccio decidere lei dove andare, però comunque cammina, sgambetta, fa la pipì al guinzaglio, che è una cosa molto importante. In questo momento ci sono a correre liberi Jackie e la piccola Chicca, come avete visto. Ecco qua, giusto che si faccia la sua passeggiata. Benissimo. Allora, questa cagnolina, una speranza di essere chiesta in adozione in più, ce l'ha adesso. Adesso che abbiamo dimostrato che può accettare pettorina e guinzaglio. Guardate, le ho messo quello lungo, ho allungato con due guinzagli collegati tra di loro. Non abbiamo qui in canile il guinzaglio di addestramento. Però guardate, non ha nemmeno la coda tra le zampe. Sta imparando una cosa importantissima che le servirà se qualcuno la chiederà in adozione. Eccola qui. Guardate, decide lei, però passeggia in lungo e in largo in quest'area del sanitario. Ecco qui. Bravissima, bravissima Mesh, bravissima. Veramente il passo che hai fatto in avanti non apprezzo. Eccoci. Oh, che amore, Chicca. E continua la passeggiata con Mesh alla presenza dei cucciolotti. Finalmente terra ed erba sotto i piedi, non solo cemento. Mesh da novembre 2018 non ha mai messo piede, anzi zampa, fuori dal box. In questi giorni, impegnandoci, ce l'abbiamo fatta a far uscire anche lei. Siamo da un po' di minuti qui fuori. Forza, brava, bravissima. La devo abituare ogni tanto a sentirsi tirata
non deve andare in panico. Io penso che lei non sia pronta per andare in città, però se abitate in campagna, avete una bella casa ben recintata e con questo sistema la volete portare nei campi, sicuramente lei si farà portare. È vero, Mesh, ma cosa pensi tu? Cosa pensi? Vuoi essere adottata? Vuoi avere per sempre una vita libera invece di stare chiusa in un metro quadro? Sì che lo vuoi. Farò il possibile. Intanto sei stata bravissima. Bravissima. Non l'avremmo mai detto. Ciao, amore. Sei bellissima. Bellissima. Ciao, Mesh.